sensazione di essere osservati? Ebbene, è probabile che lo siate. Se vivete in una grande città, le telecamere di sorveglianza vi riprendono centinaia di volte al giorno. Ogni nostra transazione lascia una traccia elettronica. Gli scanner degli aeroporti sbirciano sotto i vostri indumenti. Gli ultimi modelli rilevano persino il vostro stato emotivo. E nei rari momenti in cui non siamo spiati, siamo impegnati a divulgare sui social media informazioni personali. Consideriamo la privacy un diritto fondamentale. Eppure oggi sembra in via d'estinzione. Uno scenario da incubo. Ma è così? Queste immagini sono state riprese dalla fotocamera dell'Hawkeye 2 mentre sorvolava Ciudad Juárez, in Messico, da una quota di 3.000 metri. Ogni giorno, per diverse ore, scatta un'immagine al secondo della città. Qui documenta l'omicidio di un poliziotto da parte di membri di un cartello di narcos. Ma cattura anche gli spostamenti dei sicari. Segue le loro auto non appena lasciano la scena del delitto e conduce la polizia al loro covo. Diverse città del mondo cominciano a usare questi sistemi di sorveglianza totale. Forse uno vi spia in questo momento. Il direttore dell'Istituto per il Futuro dell'Umanità presso l'Università di Oxford, Nick Bostrom, ritiene che questa sorveglianza continua trasformerà le nostre vite in modo radicale. Eppure, secondo Nick, questo grande fratello non ci farà paura, ma finiremo per accettarlo. La tecnologia di sorveglianza è uno di quei fattori che potrebbero cambiare le dinamiche sociali in modo drastico. È già presente negli ambienti urbani, dove siamo osservati di continuo da telecamere. Ci sono occhi ovunque, ma ancora non sono interconnessi. Il prossimo inevitabile passo sarà l'immagazzinamento continuo di queste videotrasmissioni, abbinato a sistemi di riconoscimento facciale, che consentiranno di taggare automaticamente una persona e di controllarne ogni spostamento, di sapere quello che ha fatto e con chi ha parlato. Può sembrare inquietante, ma pensate alle potenzialità. Prendiamo i pericoli di un contagio. In pochi giorni il virus che quest'uomo sta veicolando potrebbe diffondersi, scatenando una pandemia capace di uccidere decine di migliaia di persone. Nel caso di un'epidemia di SARS, di influenza H1N1 o di una nuova malattia, diventa fondamentale rintracciare chi è stato esposto al germe. Ed è un lavoro estenuante. Bisogna interrogare le persone, contattare gli individui coi quali hanno interagito e poi interrogare anche loro. Invece, una sorveglianza continua potrebbe individuare il portatore di un'epidemia in tempo reale, rintracciare le persone infette, inviare personale medico che se ne prenda cura e imporre delle quarantene. Tornate alle vostre case. Questa zona è temporaneamente in quarantena. Maggiori sono i dettagli in possesso delle autorità, più efficaci saranno gli interventi di contenimento. Si potrebbero salvare milioni di vite. Immaginate se ogni persona con la quale interagite fosse sorvegliata 24 ore su 24. Pensate se vedessimo quello che ha fatto un particolare individuo, se ha mantenuto una promessa. Ci sono un sacco di imbroglioni in giro che la fanno franca. E quando ce ne rendiamo conto, sono già passati alla vittima successiva. Sarebbe bellissimo riuscire a neutralizzare truffatori e imbroglioni e incentivare la gente ad assumere comportamenti onesti. Me lo auguro.